chiamo Marco Mercuriale, all'interno del team Luna Rossa il mio compito è quello di aiutare l'equipaggio a comprendere e sviluppare la conoscenza delle regole di regata. Il campo di regata è simile a quello del mestiere tradizionale, con una linea di partenza fra due boe perpendicolare alla direzione del vento. La linea di partenza sarà di circa 300 metri e le barche, a differenza delle ultime coppe, tornano a partire contro vento. Alla fine del lato al vento ci sarà un cancello formato da due boe. Girate queste due boe, vanno nel lato di poppa. Lato di poppa, altro cancello con due boe, le barche devono passare in mezzo e tornano al cancello di bolina, e questa scena si ripete diverse volte a seconda dell'intensità del vento e di quanto deve durare la regata. Quindi possiamo avere 2, 4, 6 giri, dipende da quello che decide il direttore di regata al momento. Le barche in regata sono due, come da mestiere tradizionale, e devono entrare nella linea di partenza, una da sinistra e una da destra, quando mancano circa 2 minuti. In realtà la barca che entra da sinistra può entrare 10 secondi prima, dopo i 2 minuti partono e devono rimanere dentro i cosiddetti boundary, è come un confine virtuale che le barche non possono oltrepassare, pena penalità. Questi boundary sono presenti nel prepartenza e anche dopo la partenza. Naturalmente sull'acqua non sono visibili, ma sono visibili tramite una grafica in televisione, e i concorrenti gli vengono mandate nel software di bordo, per cui sanno dov'è questo confine virtuale. Praticamente ogni barca viene circondata da un confine virtuale elettronico che possiamo riassumere come fosse un diamante, che parte dalla prua, passa per gli estremi laterali dove ci sono i foil e poi arriva agli spigoli di poppa. Quando due barche virtuali sono troppo vicine scatta la penalità. Le penalità costituiscono una parte essenziale della regata del match race e vengono comminate dagli arbitri. Gli arbitri saranno 5, 3 di questi saranno davanti a una postazione elettronica, altri 2 seguiranno la regata in mare per dare il feedback di quello che succede in acqua. Il concetto base è che quando una barca è penalizzata deve trovarsi 50 metri dietro all'avversario.